Pesante sconfitta interna ieri pomeriggio per il Mazara di mister Giacomo Modica, impegnato allo stadio Nino Vaccara contro l'Alcamo nel match valido per la quarta giornata del girone A d'Eccellenza. 3-0 per i bianconeri di mister Riccardo Chico, il risultato finale della partita condizionata dall'espulsione del gialloblu Gaston Gomez, decisa dall'arbitro al 12° minuto del primo tempo. Un cartellino rosso che ha costretto i canarini a giocare quasi tutto il match in inferiorità numerica e per di più senza il capitano Raffaele Palazzo, infortunatosi qualche istante prima. Da parte sua l'Alcamo ha sfruttato in pieno l'occasione e ha portato via 3 punti preziosissimi per il prosieguo del campionato. Anche l'anno scorso i bianconeri spugnarono il Nino Vaccara vincendo per 1-0 con gol di Picone. Nel Mazara esordio ieri in campionato per Totò Di Carlo, in porta al posto di Tommaso Strambi e prima volta da titolare Periche al posto di Meo. Gargiulo torna al centro della difesa, nell'Alcamo assente Fina per squalifica, Picone non ancora al meglio si accomoda in panchina. La cronaca del match, la prima azione degna di nota è del Mazzara al quinto minuto di Mercurio, vede Ike in aria ma il suo passaggio non è preciso. Risponde l'Alcamo all'ottavo con un pericoloso cross di Principato, Palazzo in scivolata si rifugia in corner. Nell'intervento però il capitano gialloblu si fa male, Palazzo prova a stringere denti ma dopo qualche minuto è costretto a lasciare il campo, al suo posto mister Modica fa entrare Guie. Nel frattempo al 12° di Carlo compie un miracolo su Di Miceli che da due passi non trova il gol. L'azione prosegue, Gaston Gomez rifila una manata a Genesio, uno dei tanti ex gialloblu del match. L'assistente di gara vede tutto e l'arbitro, il signor Emilio Saia, espelle il numero 7 canarino. In casa Mazzara quindi piove sul bagnato. Al 18° i padroni di casa si fanno comunque vive dalle parti di Ilario con la deviazione di Ike su cross di Cristian Giacalone, la palla termina sul fondo. Al 24° Licata imbecca Cristian Giacalone, il numero 11 conclude a rete da posizione defilata, il portiere dell'Alcamo para senza particolari problemi. Al 28° si rivedono in avanti gli ospiti, corsi di Principato, la corrente Palazzolo calcio di prima intenzione ma non trova lo specchio della porta. Un minuto dopo ci prova di testa Gimo, nessun problema per Di Carlo. Al 37° mister Chico sostituisce Compagno con Emmolo, cambio che risulterà decisivo. 2 minuti dopo Alcamo vicino al gol, cross rasoterra di Genesio, Di Miceli fa vero, la palla attraversa pericolosamente tutta l'area piccola, poi Di Mercurio si rifugia in corner. Al 42° buona chance per il Mazzara ma prima Di Mercurio e poi non riescono a trovare la porta. A questo punto il primo tempo sembra avviarsi verso la conclusione senza ulteriori sussulti, ma l'Alcamo piazza un 1-2 micidiale che affossa il Mazzara. Prima al 44° il neoentrato Emmolo, servito ottimamente da Di Miceli, trafigge di destro Di Carlo con un rigore in movimento. Poi al 49° Palazzolo prende palla sulla destra, salta Di Mercurio e da posizione decentrata lascia partire un tiro di piatto che si infila all'angolino della porta difesa dal portiere Canarini. Grande festa tra i giocatori dell'Alcamo, gelo nel Mazzara e sugli spalti del Nino Vaccara. Nella ripresa i canarini fanno quel che possono, ma sono gli ospiti ad andare vicino al gol del 3-0 all'ottavo con Emmolo, ben imbeccato da Pirrone, Di Carlo ci mette una pezza. Il Mazzara ci prova al decimo con Ike, tiro fuori da posizione impossibile. Un minuto dopo Pirrone scatta sul filo del fuorigioco ed entra in aria, ma ancora Di Carlo, una delle note positive di giornata, sventa il pericolo ed evita il 0-3. Al 12° il portiere del Mazzara è costretto a fare ancora gli straordinari, ribattendo di piedi la conclusione di Gimò. Ai padroni di casa servirebbe un gol per riaprire la partita, l'occasione giusta arriva al 18°, ma Ilario con una gran parata nega la gioia del gol a Licata. Il Mazzara va ancora vicino alla rete al 22° con Sessai, ma che fa sponda di testa in aria, ma Meo nel frattempo è entrato al posto di Ike, che cerca di colpire in gioco pericoloso. Passano 5 minuti e l'Alcamo sfiora ancora il gol del 3-0, ma un super Di Carlo si oppone a Pirrone. Poi al 39° il numero 1 del Mazzara para su tiro di Di Giglia, ma deve capitolare al 41° quando il neoentrato Picone si presenta tutto solo e non lascia scampo all'estremo difensore Canarino. La partita finisce praticamente qui, l'Alcamo si prende 3 punti e sale in classifica, in casa Mazzara è buio pesto e si profila una settimana molto delicata dal punto di vista societario.